Oggi siamo qui a Scilla perché tra poco questo albero verrà acceso, perché poi il presidente dell'associazione ci spiegherà cosa avverrà nei giorni di Natale, periodo natalizio. Eccolo qua, è acceso, presidente. Sì, ce l'abbiamo fatta, ecco. Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo acceso l'albero, quest'albero che è posizionato proprio al centro di Chianalea, è il simbolo dell'apertura delle festività natalizie. Festività natalizie che quest'anno nel borgo di Chianalea vogliono essere ben sostanziose. A partire da oggi ci saranno tantissime altre eventi. L'appuntamento sarà giorno 9 con l'altra inaugurazione, che è l'inaugurazione della Scala del Vischio. Quindi tante iniziative, come abbiamo detto prima, qui a Chianalea di Scilla. Ecco, andiamo nello specifico, cosa avverrà nei giorni successivi? Allora, come dicevamo prima, giorno 9, domani ci sarà la processione della Madonna. Siamo giorno 8. Giorno 8, sì. Oggi ci sarà la processione della Madonna Immacolata, subito dopo il passaggio della processione poi ci sarà la sistemazione di altre luminarie, specialmente quelle in alto, che non possono essere messe per via del passaggio prima del passaggio della processione stessa. Quindi già nei primi giorni della settimana prossima avremo il completo totale il borgo illuminato. E giorno 9 andremo a inaugurare la Scala del Vischio, che si trova proprio quasi al centro di Chianalea. Da giorno 10 in poi cominceranno alcune manifestazioni. Andiamo direttamente al sabato 16 con la presenza di Babbo Natale, con la sua postazione della cassetta postale, dove riceverà le letterine dei bambini, sarà allietato da musiche e altro. Il 20, 22, 23, 24 ci sarà il triduo con gli zampognari, il ritorno degli zampognari a Chianalea, che da tanti anni mancavano. E poi il 25 e il 26 ce lo festeggiamo tranquillamente in famiglia. Il 20 ci sarà l'inaugurazione del mercatino di natalizi, dove ci saranno hobbisti e food all'interno. Poi si passa con l'anno nuovo per arrivare al periodo dell'Epifania, con l'arrivo della Befana dal mare. E la tombolata, da non sottovalutare, l'anno scorso abbiamo fatto un'edizione zero, quest'anno sarà la prima edizione a tutti gli effetti. E poi la conclusione giorno 7 gennaio con una, diciamo, con una sorpresa per i visitatori. Ancora una volta abbiamo cercato di protrarci per questo mese e destagionalizzare il periodo turistico qui a Chianalea, nella speranza che viene ben accolta, vengono ben accolte queste manifestazioni direttamente dai turisti che verranno a visitarci. Tanta carne al fuoco, sì. Ma diciamo adesso tanto pesce al fuoco. Sì, proprio a Chianalea è il caso di dire tanto pesce al fuoco, non ci sono dubbi. Tante altre iniziative che poi nei giorni a venire... Poi si saranno pubblicizzati anche grazie al vostro intervento come TV, come Graziano Tomarchio. Ringraziamo ancora una volta che dopo l'assidua frequentazione durante il periodo del Borgo Divino si è già dimostrato nuovamente disponibile per tutto il resto praticamente.